4Visions è un progetto di Collettivo Zebù realizzato nell'ambito della programmazione Puglia Sounds Producers 2023. È un progetto che vuole dare un valore nuovo, rinnovato a ricordi, a visioni private dei nostri luoghi. Questi video sono stati digitalizzati, restaurati da Omovies, un archivio di cinema privato che raccoglie del materiale inedito, in questo caso selezionato dalla parte di archivio pugliese nel loro catalogo. Questi video sono stati poi assegnati a 5 producers che sono stati coinvolti nel progetto, che sono Corrado Nucci, Indian Wells, Matilde Davoli, Makai e Nader. A loro si è chiesto di dare attraverso la loro musica una veste sonora nuova che li rendesse più fruibili e che potesse in qualche modo anche restituire un senso di modernità e di comunicazione più d'impatto ai materiali che ci sono stati forniti da Omovies. Questa ricerca visiva e sonora è stata poi impreziosita dalla collaborazione con Almanacco, che è una casa editrice presente all'interno del MAT Laboratorio Urbano, che ha in qualche modo contaminato questo progetto attraverso l'aspetto illustrativo, realizzando delle cornici, delle copertine illustrative che anticipano ogni produzione. Questi lavori poi sono stati raccolti e pubblicati su un portale realizzato ad hoc che, oltre ai lavori realizzati, contiene un racconto dell'esperienza di produzione, contiene anche degli accenni sui partner di progetto, oltre che sui video che sono stati utilizzati, e anche sull'archivio sonoro Era il suono della Puglia, che è stato messo a disposizione dei producers per realizzare le loro sonorizzazioni. Quello che abbiamo voluto fare è quasi creare un'istantanea del video, con un'illustrazione che andasse quasi a riassumere un pochettino il tutto, e cercando di focalizzarci su quegli elementi che erano un pochettino più forti all'interno del corto, quindi che poteva essere una visione un pochettino più tradizionale del video, l'anziano seduto alla panchina, la famiglia mentre stanno giocando, quindi qualcosa di bello, forte, che però subito andasse poi a richiamare il video che successivamente verrà proiettato. Beh, ovviamente c'è prima uno studio, quindi andiamo a visionare il video, che può essere il film, può essere il corto, quello che è. Poi, diciamo, insieme, perché siamo un collettivo, quindi andiamo a individuare dei fotogrammi o comunque delle parti, diciamo, più forti, più, diciamo, a livello comunicativo più interessanti anche, che possono andare a esprimere un concetto forte dell'elaborato video. Su quel punto andiamo a come a creare un'unione di più stili, in quanto, essendo un collettivo, abbiamo tutti quanti uno stile diverso, quindi in base a quello cerchiamo di creare un'unione di questi stili e cercare di rappresentare al meglio il concetto stesso che c'è alla base del video. Nel mio caso, il mio filmato, ovviamente la cosa più bella, più anche più ispirazionale, era la festa di paese, diciamo, quindi ambientata di sera, di notte, quindi con le luminarie che vanno a creare comunque un'atmosfera molto, molto onirica. E la cosa che mi piaceva era che, al di là dell'atmosfera onirica, anche per il fatto che fosse ambientato di sera, eccetera, ci poteva essere un alone di malinconia, di tristezza, anche per il fatto che a me comunque le feste patronali mi mettono tanta tristezza, per cui diciamo anche il mio stato d'animo naturalmente era abbastanza malinconico, e quindi mi piaceva molto il contrasto
della banda, della festa di paese, e con appunto questa malinconia generale. Poi anche i palloni aerostatici che volano in cielo, che sembrano quasi, non lo so, degli UFO che si perdono nel cielo, che partono e si perdono via. Non lo so, quindi mi piaceva l'idea di creare comunque un'atmosfera che si discostasse da quell'atmosfera di festa e di gioia canonica, no? Che poteva essere una festa di paese nel profondo sud. Credo di aver fatto anche altre sonorizzazioni, non così impegnative. La scrittura è totalmente diversa, perché comunque hai dei vincoli fondamentalmente, che sono sia vincoli legati all'immagine, anche vincoli temporali, cioè nel senso la musica deve seguire in qualche modo la narrativa di quello che vedi, anche scandita dal montaggio delle immagini, no? Quindi anche un certo tipo di ritmo nella musica e nella scrittura. Quindi in realtà sonorizzare qualcosa che esiste già e che è già montato, diciamo, che non puoi cambiare, è comunque una cosa abbastanza, non dico difficile, però insomma ti può mettere alla prova su tante cose. Ovviamente scrivere invece poi, come dire, di pugno, in maniera libera, è una cosa totalmente diversa, perché parti da suggestioni che sono tue, personali, intime, e che non arrivano, no, da nessuna immagine in particolare, e poi ovviamente hai tutta la libertà di muoverti poi nella musica come più senti sia giusto in quel momento. Quindi sono due esperienze, proprio per quanto mi riguarda, totalmente diverse. L'idea era quella di prendere il paesaggio del territorio attraverso un archivio che è quello di Home Movies di Bologna, che ha raccolto una serie enorme di materiale, di film di famiglia. Per spiegare, sono quelli che abbiamo nel nostro cellulare oggi, ma che all'epoca si facevano con altra attrezzatura, da Super 8 a telecamere più o meno costose, quindi materiale inedito che viene archiviato e reso disponibile alla vista di tutti con una nuova vita. Quindi parte da un'idea di riutilizzo e di regalo che questo archivio fa, portando all'occhio di tutti noi un materiale molto intimo e personale. Questo ci dà la possibilità di rivisitare l'idea di paesaggio e provare, attraverso questa combinazione di immagini e musica insieme, a cercare di dare una visione esotica, quindi a ridare un'immagine al proprio territorio, che non è una cosa molto semplice, perché solitamente noi viviamo all'interno del territorio in cui ci muoviamo, e quindi ne abbiamo un'idea. Riuscire a renderla qualcosa di particolare, e ad esempio cito le fotografie di Ghirri per il paesaggio emiliano, è qualcosa di assolutamente straordinario, assolutamente artisticamente importante. Quindi 4Vision è il tentativo di attraversare il territorio pugliese, rendendo, attraverso questo gioco di restituzione di immagini e commento sonoro, un paesaggio nuovo, un paesaggio più esotico. L'idea di questa serie di immagini prese in questa maniera, quindi archivi che non hanno, a differenza della cinematografia più ufficiale, una drammaturgia
marcata, quindi non si parte da un punto A e si arriva a un punto B, ma si galleggia un po' su questo tipo di immagini, porta una dimensione onirica, ricorda un po' quello che si faceva nelle avanguardie francesi quando dadaismo e surrealismo mettevano insieme ricordi che o non avevano un significato o avevano un significato che veniva preso dal mondo onirico. Quello che secondo me esce da questo tipo di esperienza è un viaggio attraverso una sorta di ricordo dove la musica riesce benissimo a legarsi alle immagini, ma proprio perché ha questa narrazione molto leggera, praticamente inesistente, e quindi chi guarda viene colpito da alcuni dettagli che poi si porta dentro, ad esempio questa famiglia che ha tutti i bambini vestiti uguali, che camminano attraverso questi luoghi della Puglia, il senso di accoglienza, di la possibilità che ha la Puglia di offrire mare, luoghi storici, che un paesaggio totalmente unico e estremamente affascinante, anche da rivivere attraverso musica e immagini. Cosa significa sonorizzare un filmato? Tecnicamente è un concetto molto semplice, dare musica a delle immagini. In questa sua semplicità nasconde una grande complessità. La musica, citando una frase di Tondelli, non sulla musica, ma io la riporto lì, ha gli atomi dalle valenze aperte. Cosa vuol dire? Si combina molto facilmente con tutti gli altri media con la quale può dialogare, quindi la cinematografia, quindi la pubblicità, e quindi i videogame, quindi il mondo di qualsiasi supporto che i podcast oggi o quello che è, ma anche soprattutto con i nostri media biologici, quindi con i nostri ricordi personali, e soprattutto in questo tipo di lavori come 4Vision esce questa profondità che quello che è il commento sonoro, quindi la musica che riesce a commentare delle immagini che in qualche modo nel caso di 4Vision, come nel caso della sonorizzazione di film del passato, riesce a commentare dando una sorta di contemporaneità, completando quel percorso di restituzione, di tornare a dar vita a qualcosa che in realtà non ne aveva più. Questa cosa è assolutamente magica e molto potente. Filmato, diciamo, che ci è stato assegnato era chiaramente molto particolare perché da una parte mostrava quello del territorio, quindi anche il racconto, insomma, di una vacanza, immagino che fosse di una famiglia, però allo stesso tempo c'erano dei dettagli, alcuni magari luoghi o opere, diciamo, opere d'arte, ma anche di chiese, eccetera, eccetera, che erano anche abbastanza inquietanti in alcuni tratti. Quindi l'approccio è stato sia di, questo non sbaglio, un filmato del 1974, se non sbaglio, quindi l'approccio è stato, uno, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata un po', mi sono focalizzato sul ricordo, quindi quel tipo di immagine mi stimola molto quella che è stata un po' anche la mia infanzia, sebbene negli anni 70 non fossi ancora nato, però è stata la prima cosa alla quale ho pensato, e anche, insomma, una sorta anche di malinconia di fondo. Qui l'approccio è stato a livello proprio di mood, di costruzione del brano, è stato questo qui. Quindi un misto, poi infatti la traccia evolve, diciamo, parte in modo anche abbastanza oscuro per poi alleggerirsi verso il finale, dove ci sono bambini che giocano, insomma, eccetera, eccetera. Quindi questo più o meno è stato proprio l'approccio al lavoro. Ognuno di noi ha un proprio approccio personale al modo in cui
compone, diciamo, le cose dalle quali trae ispirazioni possono essere diverse. Io ho l'abitudine a immaginare delle cose mentre compongo e credo mi venga anche più facile riuscire a narrare musicalmente delle immagini. Poi a volte magari sono delle immagini neanche, almeno questa è la mia esperienza, neanche troppo nitide, sono più delle percezioni, magari più che vedere proprio esattamente delle cose, però credo che sia assolutamente, nel mio caso è usuale che sia così, cioè, quindi non ho trovato grandi difficoltà, diciamo, a lavorare su questo filmato, anzi io a me piace molto avere delle immagini a disposizione da sonorizzare, quindi in questo non credo, almeno nel mio caso, che ci siano delle differenze, però sì, possono essere mestieri diversi, perché è chiaro, in questo caso stiamo parlando di un filmato che ha libera interpretazione, chiaramente se parliamo di ambiti un po' più, come dire, catalogati, un po' più chiusi, come può essere sonorizzare un film o una sceneggiatura o una qualsiasi altra cosa, può essere diverso e magari anche l'approccio può cambiare in termini di composizione. È una scena anche canonica per un immaginario che siamo abituati a vedere, no? Per le zone in cui viviamo. Però la cosa che mi ha incuriosito è chiaramente la totale apprensione rispetto ad un rito religioso in quel caso e i preparativi, no? Il fatto che fosse un giorno di festa o fosse comunque raccontato come un giorno di festa. E il giorno di festa penso che per tutti raccolga un concetto di liberazione, no? di gioia condivisa, di collettività. Questo aspetto è presente nel video, è presente però anche la preparazione a quel tipo di liberazione, a quel tipo di momento di condivisione, no? E quindi vedere tutti quei volti, vedere l'attenzione che tutte le persone si percepisce, come dire, che le persone siano in attesa della condivisione di un momento, è qualcosa che rende una comunità unita. Perciò non so se è stato un elemento ispirante, ma sicuramente un elemento che sottolinea tanto l'ambientazione del video, e probabilmente mi è interessato particolarmente lavorare di contrasto con questo. Non credo che ci sia un'atmosfera estremamente gioiosa, a parte in un paio di passaggi nella mia sonorizzazione. R non nasce come un progetto, come dire, individuale, ma nasce come un gruppo di persone che hanno deciso di campionare e cercare di raccogliere quanto più materiale possibile dal punto di vista sonoro legato alle ambientazioni pugliesi, quindi parliamo dalla punta di Santa Maria di Leuca fino al Tavoliere. Nasce per l'esigenza di raccogliere quelli che sono i paesaggi sonori che, a causa dell'esclusività dei luoghi proprio geografici, sono unici, no? Un suono può raccontare una storia singola e può raccontare una storia specifica molto spesso. E quindi c'è stata questa operazione di campionamento e registrazione di tutti questi suoni, con una ricerca, previa una ricerca chiaramente, che ci ha portato a registrare tanti suoni di paesaggi naturalistici quanti suoni legati a riti religiosi. Nello specifico, se dovessi pensare alla sonorizzazione, esiste infatti l'inserimento all'interno della mia sonorizzazione di degli elementi bandistici, soprattutto all'inizio e al termine della sonorizzazione. Perciò R lo racconto come un progetto di scoperta e di ricerca allo stesso punto, perché ci ha portato a conoscere dei luoghi che non erano sulle nostre mappe fino a quando non li abbiamo scoperti insieme, e ad ascoltare dei paesaggi sonori che non erano nel nostro immaginario fino a quando non li abbiamo raccolti e bloccati, no? Li abbiamo fermati. Quindi sicuramente è un progetto stimolante, è un progetto che
vorrebbe vedere anche una partecipazione condivisa, nel senso che l'obiettivo è sempre quello di avere la possibilità di aumentare l'archivio con dei contributi che non vengono necessariamente dai creatori dell'archivio, ma noi ci auguriamo che le persone possano sempre aggiungere del materiale a questo archivio e quindi raccontarci delle storie diverse o dei luoghi diversi. La parte che mi ha colpito di più e su cui mi sono aggrappato è stata quella dei primi piani della famiglia, perché era la parte più emozionale. Mi ha ricordato dei momenti, diciamo, che avevano a che fare con l'intimità, quindi ho pensato che quello fosse il punto cardine del video su cui creare tutto il resto della sonorizzazione. Quindi partendo da quei momenti, come hai detto tu, un po' giocosi, dove si divertono con la botte, fanno una serie di cose divertenti, quel momento lì del primo piano erano un po' più intensi come sguardi, e poi essendo completamente in bianco e nero e fatto in una campagna, immagino, ho voluto creare lì una sensazione come se fosse una memoria, no? Una cosa che avevi dentro, che dovessi rivivere, riguardare, e quindi ho pensato a una musica che si legasse a queste immagini. Poi da lì sono passato alla costruzione della parte un pochettino più epica del video, che sarebbe quella dove c'è il castello, quindi con questi violini, questi tappeti molto intensi, e la prima parte l'ho reso un po' più, diciamo, discostato, un po' strana, perché volevo che la persona entrasse nel mondo. Quindi, così come arriva il carro, ho cercato di creare un mondo per introdurre dentro la sonorizzazione. Per quanto riguarda il mio progetto Noder, ho sempre pensato a della musica che potesse essere legata alle immagini, quindi come se fosse musica di un film che non è mai uscito, non è mai stato realizzato. E perché mi piace creare della musica che possa essere collegata a dei momenti di ognuno di noi. Quindi, partendo da questo presupposto, è volontariamente, diciamo, una colonna sonora. D'altro canto, lavorare su un progetto come questo, dove si è legato chiaramente a dei tempi, a un montaggio che non hai fatto tu ma è già preesistente, è una sfida, perché devi cercare di creare un dialogo con l'immagine, di cercare di creare un flusso. Ed è una sfida che mi è piaciuto fare e probabilmente vorrei anche rifare in futuro. Abbiamo voluto scegliere dei film che in qualche modo fossero legati al territorio pugliese in generale, ma che avessero delle caratteristiche ovviamente molto diverse. Guardando i materiali, una delle possibilità era scegliere formati diversi, visto che quest'anno è il centenario del formato ridotto del cinema amatoriale. Abbiamo deciso di scegliere i quattro formati ridotti, quindi il 16 mm, il 9,5, l'8 mm e il Super 8. Di questi, il primo, diciamo, il più antico, è un fondo di Mario Cessi in 9,5, che è un fondo girato a Lucera, che mostra la vita nel 1930 di quella campagna. Insomma, un film amatoriale che racconta sia la vita in campagna che dei momenti di vita più amatoriale. Il secondo fondo meno antico, in realtà poi i fondi vanno negli anni 60 e 70, che è un viaggio, in realtà un viaggio turistico di Marino De Vecchi, che era un cineamatore che ha filmato in 8 mm un suo viaggio, una vacanza in Puglia nel 1969, dove ha filmato in realtà una festa notturna, quindi con le luminarie. Volevamo che avere anche un aspetto non solamente di turismo di giornaliero, ma anche un turismo notturno per poter, diciamo, far lavorare anche i musicisti su un tipo di immagini un po' diverso.
Poi c'è un film della famiglia Ranza, che è un bellissimo film di vacanze con i propri figli, tutti vestiti nello stesso modo, che è stato girato nel 76 in Super 8. E l'ultimo, invece, l'ultimo dei film è il film in 16 mm di Enzo Mazzeo, che è un film meno amatoriale, meno racconto familiare amatoriale, ma un film più che altro etnografico, che ha uno sguardo attento insomma alla comunità e all'aspetto religioso di Galatina, che infatti ha un titolo in realtà rispetto agli altri film che non hanno un titolo, questo è il titolo a Galatina, miseria e follia, che è stato filmato nel 1970. Insomma, l'idea era di avere quattro formati diversi e quattro sguardi anche piuttosto diversi sulla Puglia. Allora, beh, Onmovies è un'associazione, adesso fondazione, che è nata circa 20 anni fa con lo scopo di raccogliere e salvare, diciamo, il patrimonio audiovisivo in formato ridotto familiare. Diciamo che è stata la prima associazione o gruppo che ha cominciato a raccogliere questi materiali, che in realtà sono materiali che generalmente sono destinati a essere buttati, sono materiali che non sono prodotti per essere diffusi, ma sono prodotti sono stati filmati negli anni per raccontare la famiglia e per avere un ricordo familiare, ma che pian piano, ovviamente, più passa il tempo e più tendono a sparire. Onmovies è stata la prima organizzazione che l'ha cominciato a raccoglierli per da una parte salvarli, da una parte poter raccontare la storia italiana da un punto di vista abbastanza diverso, abbastanza unico. Infatti sono materiali che hanno un valore ovviamente storico, perché raccontano i 100 anni di vita di questo formato, dei formati ridotti, da uno sguardo completamente inedito. Insomma, il mondo viene raccontato da uno sguardo filmico dal basso, completamente inedito, e hanno anche un valore ovviamente artistico, filmico, perché non è solamente, diciamo, non sono solamente ovviamente sono filmati non da professionisti, ma hanno uno sguardo, una freschezza, una vitalità totalmente unica e secondo noi anche importante dal punto di vista filmico. Ovviamente lo scopo dell'archivio è raccogliere i film, preservarli, e ovviamente c'è anche un lato di valorizzazione, per poter in qualche modo far conoscere questi film e utilizzarli per raccontare la storia del nostro paese. E un progetto come questo sicuramente ha un valore alto di resa e di poter, insomma, di poter mostrare questi materiali e poterli valorizzare anche con un aspetto che manca quasi del tutto a questi film, che è l'aspetto sonoro. I film sono prevalentemente muti, per cui cercare di far lavorare degli artisti, musicisti, a partire dai materiali è sempre stato l'aspetto più intrigante e che in qualche modo valorizza in maniera maggiore questi materiali. Anche, insomma, il fatto di farli vedere è ovviamente una nostra priorità, per poter anche far capire che il valore di questi film.